Voci, suoni e colori per un pieno di vitalità, primo appuntamento estate, una buona giornata, un ben ritrovati a tutti voi. Arriviamo al numero 28 di questo nostro stare insieme, andiamo ad aggiornare anche il calendario. Oggi è martedì 26 luglio 2022, la Chiesa celebra la memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, genitori secondo la tradizione della Beata Vergine Maria. Quindi oggi facciamo gli auguri di buon onomastico a quante portano il nome di Anna e a quanti portano il nome di Gioacchino. Sicuramente il nome di Anna più diffuso, il nome di Gioacchino un po' meno. Comunque, per la par condicio, auguri di buon onomastico sia alle Anne che ai Gioacchini. E andiamo come sempre a dare uno sguardo allo scatto fatto intorno alle 6:40 di questa mattina. Un cielo con qualche nuvola, nuvole, cielo a pecorelle, ci verrebbe da dire acqua a catinelle. Questa notte ha fatto un piccolo temporale, è piovuto un po', ma come ci racconta questa immagine che è in diretta, la giornata si presenta bella e sicuramente rispetto a ieri più mitigata nella temperatura, anche se siamo ancora agli inizi di questo martedì 26 luglio 2022. Vi ricordo il 351 931 9955 per i vostri messaggi che arrivano qui su questo cellulare, per gli auguri di onomastico, di buon compleanno, per salutare qualche persona, per dirci, per raccontarci che ci state seguendo in diretta. Vi ricordo fin da ora che la riproposta di primo appuntamento, di questo primo appuntamento, oggi andrà intorno alle 12:45, perché al termine di questa diretta andremo a riproporre quanto accaduto questa notte in Canada per il 37esimo viaggio apostolico storico internazionale del Santo Padre. Ma parleremo degli appuntamenti di oggi e di quanto accaduto ieri fra qualche minuto. Ora andiamo subito a dare spazio al primo brano musicale in compagnia del Servizio Nazionale della Musica del Rinnovamento nello Spirito Santo. Benedetto Signore, cerco solo te. Cerco solo te, mio Signor, perché solo tu dai gioia al mio cuore. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signor, perché la tua gloria conduce alla vita. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto il tuo nome,
9.52, primo appuntamento in diretta dagli studi di Telepace. Ora siamo collegati via Skype e sono i ritrovati della tecnologia che con un cellulare ci permettono di collegarci in diretta con Salerno, dove sono nostri graditi ospiti. Partiamo dalla professoressa Monica Di Prospero e poi Lorenzo Bertoldi e Vittoria Salvoro. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora io vi faccio una domanda da ingenuo: ma che cosa ci fate a Cosenza? Allora, siamo qui, faccio una breve introduzione e poi passo volentieri la parola ai ragazzi. Siamo qui per ritirare un meritatissimo premio, siamo arrivati terzi ma siamo fierissimi, a seguito di un lavoro veramente intensivo sui temi dell'economia circolare, che ha portato alla, diciamo, realizzazione di un cortometraggio interamente realizzato dai nostri ragazzi. Quindi abbiamo risposto pienamente alla consegna impartitaci un po' da Enel, uno dello sponsor, e diciamo con grande sorpresa eccoci qua al Gisponi per ricevere questo meritatissimo premio. Passo la parola ai nostri ragazzi, Lorenzo e Vittoria. Sì, è stata veramente un'emozione grandissima, perché con mezzi semplicissimi siamo comunque riusciti a fare un bellissimo lavoro in rete appunto ai temi del cashless, della green economy, comunque temi molto attuali che sicuramente a noi giovani, diciamo, diamo molta più importanza a questi temi, perché sono appunto molto attuali. E abbiamo vinto un bel premio. Siamo qua a Salerno pronti per essere premiati, tra 5-10 minuti dovremo entrare, quindi siamo anche molto, molto tesi. E ecco, insomma, con i nostri compagni abbiamo lavorato molto bene e questo ci ha anche unito. E quindi è stato un lavoro proprio a 360 gradi, siamo proprio contenti. Tanto che questo progetto ci ha aiutato a collaborare tutti insieme, a unirci, ad essere anche persone più responsabili e coscienti di temi di grande attualità anche nel mondo d'oggi soprattutto, e veramente abbiamo capito quanto a volte la semplicità è la cosa più bella e fondamentale della vita, e nessuno si aspettava tutto questo e siamo veramente felici di essere qui a rappresentare la nostra scuola. Ecco, voi a proposito fate parte della scuola La Sacra Famiglia e avete frequentato il quinto anno, quindi siete freschi anche di maturità fra le altre cose. Ma come, cioè, voi avete accolto questa proposta che vi è stata fatta, come siete praticamente, concretamente poi arrivati a realizzare questo lavoro che oggi viene premiato? Possono spiegarlo ai ragazzi, prego. Sì, allora abbiamo appunto partecipato a questo concorso dell'Enel, che praticamente appunto ci richiedeva di creare un semplice cortometraggio inerente appunto sui temi della green economy, delle cashless e delle smart cities, e con però strumenti molto artigianali. Sì, è stato molto semplice, con telefoni, macchina fotografica, programmi semplici anche per l'editing, e siamo però riusciti veramente anche con appunto strumenti molto semplici a creare un grande lavoro, e quindi ecco, insomma, abbiamo vinto questo premio con molta sorpresa e anche un po' eravamo increduli all'inizio, però ecco, insomma, con molta semplicità abbiamo fatto una grande cosa. La cosa bella è stata che, scusi, che questo lavoro è stato visto e apprezzato da operatori esterni che non hanno seguito minimamente tutta la procedura per realizzazione di questo progetto. Quindi il proprio nostro orgoglio è questo, che lo sforzo dei ragazzi, del team insieme, insomma, è stato apprezzatissimo e visto. Ecco, tempi di realizzazione di questo cortometraggio quali sono stati? Pochi mesi, vero Vittoria? Pochi mesi abbiamo avuto a disposizione, ma abbiamo cercato di concentrare tutto, e soprattutto quando poi credi alle cose cerchi di impegnarti al massimo per raggiungere gli obiettivi. Insomma, ci tenevamo a fare un bel lavoro tutti insieme, e come ha detto la professoressa, la forza della nostra classe è riuscita a raggiungere un grande obiettivo che non ci aspettavamo, però anche noi siamo rimasti increduli della forza che 20 ragazzi insieme riescono a raggiungere poi. Sì, sì, bellissimo. Ecco, c'è da dire che i ragazzi di oggi sicuramente più di noi hanno una familiarità con le nuove tecnologie, ma un po' di infarinatura, di ripresa, di montaggio, qualcuno di voi l'aveva o vi siete improvvisati tutti registi, attori e sceneggiatori? Una parola su questo. Siamo gli addetti ai lavori. Sì, allora, molto brevemente, dobbiamo partire, sì, dobbiamo andare, ci chiamano,
Comunque abbiamo usato telefoni, macchine fotografiche, e io e lei siamo particolarmente dedicati sì, al montaggio del video. Siamo entrati in un mondo che nemmeno noi sapevamo di conoscere, però con questo progetto l'abbiamo conosciuto molto meglio. Allora un trampolino di lancio e chissà che magari non si possa fare qualcosa anche con Telepace. Grazie per la vostra, per la vostra testimonianza e buon premio. Grazie. Allora, proprio presi al volo, questi ragazzi, come abbiamo sentito, devono entrare a ritirare questo premio ed è molto bello ed è la riprova che i giovani di oggi, se sono coinvolti, se sono interessati, sanno fare qualcosa di molto bello. 9:58 in diretta per questo primo appuntamento di martedì 26 luglio 2022. Torniamo al viaggio apostolico. Il Papa, sappiamo da domenica sera per noi, è in Canada. Ieri una giornata con due appuntamenti che abbiamo seguito in diretta, prima delle 18 e l'altro quando in Italia era la 00:40, quindi già martedì 26 luglio. Diamo uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti previsti per oggi. Alle 17:20 la prima delle due messe che seguiremo in questi giorni dallo stadio del Commonwealth, e anche qui sono previste circa 2 ore e mezza di diretta, e poi questa notte, quando sarà già mercoledì, dall'1 alle 2 la partecipazione del Santo Padre alla liturgia della parola in questo luogo dedicato a Sant'Anna. Nella giornata di domani invece uno solo sarà l'appuntamento, dalle 21:40 alle 23:15 la cerimonia di benvenuto, la visita al governatore generale, l'incontro con il primo ministro e l'incontro con le autorità civili, rappresentanti delle popolazioni indigene e il corpo diplomatico. Come sempre ci ha abituato un po' Papa Francesco, quella di domani sarà la parte istituzionale, che solitamente con gli altri pontefici era all'inizio del viaggio. Ecco, il Papa, Papa Francesco dà invece sempre la precedenza a quelle realtà per le quali è andato in Canada. L'incontro che abbiamo visto nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi, questa attenzione, questa vicinanza appunto alle popolazioni indigene, che è il cuore di questo pellegrinaggio penitenziale che il Papa sta compiendo. Ma andiamo ad ascoltare insieme questo breve assunto della giornata di ieri che ci viene proposto da Eugenio Bonanata. Il pellegrinaggio penitenziale di Papa Francesco è entrato nel vivo con il suo primo discorso in terra canadese, pronunciato ieri durante l'incontro con gli indigeni. Nell'occasione sono diventate evidenti le ragioni che hanno spinto il Santo Padre ad affrontare questa trasferta così impegnativa per le sue condizioni fisiche. La richiesta di perdono è stata davvero molto toccante. Il Papa ha riconosciuto il male commesso da alcuni esponenti della Chiesa nell'ambito del sistema delle scuole residenziali, dove si sono consumati abusi fisici e morali ai danni di migliaia di bambini strappati forzatamente alle loro famiglie per essere rieducati secondo i canoni europei. Numerosi quelli che non sono mai tornati nelle loro case, spesso non sono stati restituiti neanche i corpi. Queste realtà, ha detto il Papa, sono state un fallimento orribile, qualcosa che non ha nulla a che fare con il Vangelo. La Chiesa, ha detto, si inginocchia dinanzi a Dio ed implora il perdono per i peccati dei suoi figli, ma ha avvertito il Papa che le scuse non rappresentano affatto un punto di arrivo, bensì un punto di partenza di un percorso da fare assieme, un percorso lungo per il quale serve silenzio e preghiera, come ha fatto Francesco recandosi in sedia a rotelle nel cimitero dove sono sepolti alcuni bambini che hanno perso la vita in quelle strutture a causa del freddo e della fame. A fronte di queste ferite così profonde, occorre saper ascoltare e avere la capacità di abbracciare le persone che hanno subito traumi così pesanti, abbraccio che prosegue anche oggi partecipando al tradizionale pellegrinaggio presso il lago di Sant'Anna, la nonna di Gesù, 80 chilometri di distanza da Edmonton, un luogo venerato non solo dai cristiani ma anche dalle popolazioni native. C'è
Certamente immagini che parlano da sole, immagini che dicono la volontà del Santo Padre, nonostante i problemi legati alla sua mobilità, legati alla sua salute, il voler essere presente, il voler pregare in silenzio in questi luoghi che veramente da una parte ci devono far vergognare, dall'altra ci devono ricordare come ci veniva detto l'inizio di qualcosa di nuovo che deve veramente riconoscere quelle che sono state le colpe da parte di quanti hanno strappato i piccoli alle loro famiglie per educarli secondo un cliché europeo, come ci veniva ricordato, e alcuni di questi non sono mai più tornati a casa. Ecco, sia una pagina di riflessione, una pagina che non può e non deve fermarsi al solo Canada, ma in tutte quelle realtà dove la Chiesa in particolare, ma tutte le istituzioni non hanno avuto il rispetto della persona, del più piccolo, e sappiamo che in passato, probabilmente anche oggi, ci sono queste mancanze di attenzione. Ieri abbiamo ascoltato un brano che di tanto in tanto andiamo a proporre nei nostri appuntamenti e che oggi vorrei ancora riproporvi, però prima, ed era intenzione farlo anche ieri, poi per la ristrettezza dei tempi non c'è stato possibile, vorrei che ascoltassimo quanto scrive Don Tonino Bello, perché questo canto, collocazione provvisoria, è la trascrizione in musica di quanto Don Tonino Bello scriveva, indirizzandosi a coloro che erano a lui affidato quale pastore di una chiesa particolare. Allora andiamo a vedere insieme questo video, ma soprattutto ad ascoltare le parole di Monsignor Tonino Bello. Collocazione provvisoria di Don Tonino Bello. Nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce, la mia, la tua croce, non so, quella di Cristo. Coraggio allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca. Tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Coraggio, la tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale e il terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose, proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra.
Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori virginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Intensa e bella questa riflessione di Don Tonino Bello, che ci offre un campionario di quella che è la drammaticità della vita, i casi della vita, le persone che si imbattono nel Venerdì Santo, potremmo dire. Si fece buio su tutta la terra da mezzogiorno alle 3 e venivano elencati alcune situazioni, alcuni casi umani che possiamo incontrare sul cammino della nostra vita. Coraggio, non abbatterti, perché dopo il buio del Venerdì Santo arriva la luce della Pasqua. Quelle parole, quella collocazione provvisoria che è la croce, vengono ora messe in musica, sono state messe in musica, meglio, da questo gruppo che si chiama Dio lo vuole Band, che ancora una volta andiamo ad ascoltare, forti anche di questa riflessione che abbiamo voluto mettere prima di far passare il brano musicale. Non disperare madre perché avrei giorni felici,
collocazione provvisoria. Collocazione provvisoria. Prendi il tuo coraggio, tu che soffri non è niente di buono. E tu che bevi il calice dell'abbandono. Sogno pregare per il male che non perdono. Per stare soli non funziona. Collocazione provvisoria. Un brano che dedichiamo a tutte le persone che per motivi di salute sono obbligate a rimanere in casa e ci seguono. Tanti, passando da questa strettoia, scoprono anche quello che è il servizio di telepace, il fare compagnia, il portare una buona parola, l'invitare alla preghiera. Sicuramente per molte persone, perché magari sono avanti negli anni, perché gli acciacchi e le malattie certamente non sono una provvisorietà, diventa forse un po' più pesante il cammino, ma ciò che importa è che non dimentichiamo che alla fine del tunnel, chiamiamolo così, c'è sempre la luce, c'è sempre il mattino di Pasqua, e credo che sia importante saper vivere ogni momento, anche il più oscuro, proprio nella luce di Dio, perché in Lui, solo in Lui, potrà trovare un significato, un senso, il nostro vivere. Sono le 10:14 minuti, come sempre tutto quello che vi ho detto, il servizio di telepace, l'impegno di telepace, avviene perché c'è il sostegno di tutti voi. Quante volte abbiamo sentito espressioni come se Telepace avesse la pubblicità, se Telepace potesse. Telepace da quasi 45 anni si impegna a diffondere il Vangelo, libera da ogni forma di pubblicità, da ogni legame, e questo sicuramente è una marcia in più. Chiediamo sempre il sostegno di tutti voi. C'è chi nel silenzio, nel nascondimento, non manca di far arrivare il pane quotidiano, o c'è chi magari anche attraverso la firma per il 5 per 1000 sostiene Telepace. Vi ricordo il codice fiscale di Telepace, che è il 930 159 30238, firma del 5 per 1000 per Telepace, come ancora ci ricorda lo spot. Sedici minuti dopo le 10, oggi è martedì, e vi ricordo come ogni martedì questa sera alle 20:30 in preghiera con Telepace, per Telepace, un'occasione per fermarci, per riflettere, ma soprattutto per pregare e adorare il Signore presente nel Santissimo Sacramento. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di appuntamenti che ci attendono. Uno di questi, oltre al viaggio apostolico che stiamo seguendo, sarà lunedì e martedì prossimo, vale dire
1 e 2 agosto, perché in quei giorni si celebra il Perdon d'Assisi. E quindi avremo alcune dirette dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove alla Porziuncola viene per l'appunto celebrato questo momento di forte spiritualità. Nei prossimi giorni vi dirò precisamente quando saranno le dirette, nella giornata di lunedì 1 e nella giornata di martedì 2. Ma poi da lunedì seguiremo anche un evento che ormai da molti anni si tiene in una terra che era un po' off limits per quanto riguarda l'ufficialità da parte della Chiesa, ma che anche per desiderio del Santo Padre, oggi diventa un momento forte nel cammino della vita della Chiesa. Sto parlando del santuario di Međugorje. Nei primi giorni di agosto, come consuetudine, come ricordavo, si terrà il Festival dei Giovani e noi vedremo di dare visibilità a questo appuntamento con una presenza a Međugorje, ma soprattutto con la possibilità di ritrasmettere il segnale di alcune celebrazioni che verranno fatte nella prima settimana di agosto. Sto parlando di Santo Rosario, di celebrazione dell'Eucarestia, di adorazione davanti al Santissimo Sacramento, ma anche di testimonianze di persone che in questo luogo sono state toccate nell'intimo e hanno cambiato vita. Anche per quanto riguarda questi appuntamenti, soprattutto venerdì mattina con un ospite in studio andremo a dare visibilità di quelle che saranno, conto di quelle che saranno le dirette che seguiremo, come dicevo, da Međugorje nella prima settimana, vale a dire la prossima settimana prima di agosto. Noi andiamo ancora con un brano musicale prima di congedarci, un brano musicale che ci riporta un po' ai colori, ai suoni, alle voci per un pieno di vitalità. Adesso un emotion che ha comunque un suo contenuto e noi andiamo ad ascoltarlo e a seguirlo insieme.
Ieri è passato, domani è futuro, occorre vivere il presente, già ce lo siamo ricordati intensamente adesso e come ci ricordava anche questo brano molto bello e ci ricordava come il Signore è risorto adesso, continua a risorgere nel cuore degli uomini e delle donne che non hanno paura di togliere quelle che sono talvolta le pietre sepolcrali che non permettono a Gesù di risorgere. Allora questo è l'augurio che faccio a ciascuno di voi per questa giornata nella quale, come già ricordato, celebriamo la memoria liturgica dei nonni di Gesù, Gioacchino e Danna. Questa sera, nel corso della preghiera di cui ricordavo poco fa, andremo a leggere insieme le parole di Papa Francesco indirizzate per la seconda giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si è celebrata domenica scorsa ma che continua ad essere celebrata ogni giorno. Credo che tante volte forse non arriviamo a leggere alcuni testi che il Papa scrive, allora facciamo in modo che anche attraverso un momento di preghiera quanto Papa Francesco ci suggerisce possa diventare una bussola per il nostro cammino. Allora vi ricordo che oggi la riproposta di primo appuntamento estate andrà intorno alle 12:45. Io mi fermo qui, auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Radio Pace e di Telepace e un arrivederci a domani mattina alle 9:45. A domani.